Buonasera, ci troviamo al centro comunale di Via Ungaretti, mentre è in corso la quinta edizione del torneo Giancarlo Bianchi. Qui con me ho il manager della società Saronno, Larry Castro, che vi presento. Sì, grazie, grazie. Sì, io sono Larry Castro. Larry Castro è qui con noi ormai da diversi anni, che ci sta dando una mano a questo torneo. Volevo chiedergli come ha visto il softball italiano ormai, visto che sono già diversi anni che è qui con noi. Io sono veramente felice, anche sorpreso con il livello di gioco che c'è qua in Italia. Abbiamo un livello di ragazze con tanti talenti per fare questo sport, e quindi continuo a dire che sono veramente felice, perché bisogna solo lavorare con le ragazze perché hanno tanti talenti per portare avanti. Io ho visto Larry Castro quando è arrivato qui i primi anni con noi. Abbiamo visto le ragazze con cui lui ha lavorato, dove sono state delle notevoli crescite. Adesso possiamo vantare che diverse di queste atlete sono riuscite a raggiungere la nazionale e alcune di loro hanno partecipato sia all'europeo, e abbiamo anche delle ragazze in questo momento che stanno volando verso il Giappone per affrontare il mondiale. Come ti senti ad aver aiutato queste ragazze a crescere nel loro sport fino ad arrivare ai più alti traguardi? Io devo prima cosa ringraziare la società, ringraziare le ragazze che lavorano con la società, perché hanno capito veramente il progetto sportivo che ha la società Saronno Softball, di lavorare tantissimo con ragazze giovani e portandole avanti per raggiungere tantissimo obiettivo. Una cosa che mi è piaciuto tantissimo è che ogni anno stiamo facendo tante cose, stiamo alzando il livello di gioco, e anche devo dire che con l'aiuto della società stiamo portando ragazze, stiamo facendo un bellissimo lavoro anche per la nazionale, portando ragazze giovani a giocare a un alto livello. Allora, voglio ricordare che le ragazze che sono state impegnate nella settimana scorsa nell'Europeo Under 19, dove le ha viste primeggiare e vincere l'Europeo, sono Sara Brugnoli, Rotondo Alessandra, che hanno partecipato al torneo Under 19, mentre nella categoria Under 22 abbiamo la Valeria Bettinsoli, che in questo momento sta affrontando l'Europeo Under 22 a Trnava in Slovacchia, e infine nella Nazionale Seniores, che è volata in Giappone, a Tokyo, per affrontare il mondiale, abbiamo Alice Nicolini, Mariel Bertossi e Rotondo Alessandra, che dopo l'Europeo è stata convocata per il mondiale. Detto questo, volevo farti una domanda sulla quinta edizione del torneo Giancarlo Bianchi, un torneo a livello internazionale che vede quest'anno ben 10 squadre iscritte, con 3 olandesi, 2 russe e 5 italiani. Volevo chiederti come trovi il livello, come trovi l'organizzazione e cosa pensi che possa dare questi tornei a queste ragazze. Questo è il terzo anno che io sono qua, sto qua guardando, partecipando in questo torneo come allenatore. Sto lavorando questo anno con la squadra di Saronno nella categoria Under 17, e mi piace tantissimo il livello che ho visto questa prima giornata, e veramente mi tolgo il cappello per dire che la società Saronno Softball ha portato a fare questo torneo. L'anno scorso erano 8 squadre, quest'anno 10 squadre, e come te lo ha detto prima, portare qua squadra dell'estero
5 squadre all'estero, 5 della Italia, e sta facendo una cosa molto molto bella. Ok, io ringrazio Larry Castro per la sua presenza e ti auguro un bocca al lupo per il proseguo del tuo torneo. Certo, grazie mille Massimo e anche per tutti chi siamo qua lavorando per questo campionato.